Maria, come si chiama quel tedesco che mi fa impazzire? Alzheimer, nonna, Alzheimer. Ciao, io sono Mirko, ho 45 anni, una vita piuttosto travagliata alle spalle e vivo in compagnia di mia madre. Anzi, di fatto sono il suo caregiver. Questo discorso è stato funzionale per molti anni, ma ovviamente nel corso del tempo ci sono state anche delle piccole difficoltà. Eppure le voglio bene, anche perché mi ha cresciuto praticamente da sola, visto che i miei hanno divorziato quando io avevo 8-9 anni. Il 19 giugno 2022 mia madre ha compiuto 87 anni, ma la data di cui voglio parlarvi oggi è venuta una decina di giorni prima, parlo del 7 giugno 2022. Quello che è successo l'ho scritto su Twitter, di getto, poco dopo che era accaduto. In cambio ne ho avuto un grandissimo affetto, che era esattamente quello di cui avevo bisogno in quel momento. Mia madre ha sviluppato una forma di demenza, per la quale ha moltissime difficoltà a gestire tutte le azioni della vita quotidiana, però ha un buon ricordo di tutte quelle che sono state le cose del passato e fortunatamente riesce ancora a gestire abbastanza bene quelle che sono le cose abitudinarie. Sospetto quindi che sia una forma del morbo di Alzheimer, una malattia con cui purtroppo ho già avuto a che fare con mia nonna paterna, lo avevo raccontato su Diario di Viaggio. Lavoro in proprio e fortunatamente, grazie anche al fatto che mia madre è particolarmente abitudinaria, sino ad oggi sono riuscito a gestire questa situazione senza bisogno di grandissimi aiuti esterni. Ho sempre considerato quello da porre come punto fermo, come punto di non ritorno, il momento in cui mia madre avesse avuto difficoltà a riconoscere me come suo figlio, cosa che appunto è successa il 7 giugno 2022. Eravamo seduti a pranzo e, finendo di mangiare, mi ha guardato e mi ha detto: «Senti, ma tu, mamma e papà, non ce li hai? Di chi sei figlio?» È quindi evidente che da questo momento tutto il tempo che io potrò dedicare al mio lavoro, ai miei hobby e alle mie attività collaterali fondamentalmente va in pausa. E quindi anche questo canale YouTube si ferma. Da questo momento per me sarà sempre più difficile pubblicare dei contenuti regolarmente. È anche vero che già da qualche tempo questo canale YouTube è andato incontro a un crollo di visualizzazioni, e io stesso ho intenzione di dedicarmi a progetti di tutt'altro genere, di cui tra l'altro questo box anecoico è una parte che riguarderà dei video di formazione, ed è un progetto al quale sto lavorando fondamentalmente circa un'oretta al giorno o anche meno. Non appena sarò riuscito a inserire mia madre in una struttura protetta o in una RSA, allora potrò ritagliarmi di nuovo un pochino di tempo da dedicare al mio lavoro e ai social, che tra le altre cose vorrei appunto far diventare anche una parte integrante del mio lavoro. Inoltre sto anche lavorando e cercando di organizzarmi perché quest'estate vorrei portare mia madre in Trentino per una o due settimane a guardare i boschi e i luoghi in cui è cresciuta, a fare un bel po' di belle fotografie da poter portare assieme a sé per l'ultima volta, perché è piuttosto evidente che da qui all'estate prossima, quando ci sarà la possibilità di muoversi, o lei non ci sarà più mentalmente, o non ci sarà più definitivamente. Che altro posso aggiungere? Io vi ringrazio per avermi seguito sino a questo punto, per aver guardato tutti i miei contenuti, aver apprezzato i canali che vi ho consigliato. Occasionalmente, ma ormai senza nessuna garanzia di regolarità e di tempo per effettuare l'editing, potrei pubblicare alcuni video che vi avevo promesso, come un'analisi di quello che c'è a bordo della mia auto, oppure la guida definitiva e i sottotitoli evoluti sulla piattaforma YouTube. Ma per l'appunto di questo non so dirvi se e quando potrò pubblicare questi video. In conclusione, dobbiamo considerare questo un addio, se non un lunghissimo arrivederci. Tutti i contenuti rimarranno ad ogni modo pubblicati sul canale e cercherò, dove possibile, di interagire coi commenti ogni volta che ne troverò la possibilità.
Io cerco di essere il più possibile attivo su Twitter, è il social che preferisco ed è quello su cui pubblicherò anche novità riguardo a questa storia così complessa, quindi non posso fare altro che invitarvi comunque a seguirmi su Twitter. Detto questo, grazie ancora a tutti quanti per il grandissimo affetto che mi avete mostrato, e noi spero che ci vedremo alla prossima.